Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar, puntata di inizio mese in cui vi facciamo vedere le migliori release dei prossimi 30 giorni, le migliori release del mese di giugno. È un mese caldo giugno, per cui preparatevi, prendete nota, taccuino alla mano e partiamo subito con il set. Il set abbiamo le Nike Nocta Hot Step, collab appunto con Drake, con Nocta di Drake, nella versione quale Nocta Hot Step Light Bone, con questo top con questa pelle di serpente, questa snake, sulla base di Umara 99 ovviamente, nelle Hot Step. Il prezzo di 180 euro le trovate sul sito Nike e sull'app Sneakers. Il 9 del mese invece abbiamo tre ciabatte alquanto costose, andate sul sito Nike, sull'app Sneakers anche qua. Il 9 del mese abbiamo Nike per MMW005, grigie color platinum, oppure Volt, oppure anche una versione khaki. Nelle tre colorway, se vi piacciono, il prezzo è importante, sono 190 euro per delle ciabatte, look particolare però. Per l'estate direi che magari faremo ancora la rubrica con Marco delle migliori ciabatte dell'estate, magari queste ci cadono dentro, vedremo. Il 10 del mese, sempre sul sito Nike e sull'app Sneakers, Jordan 1 Smoke Grey. Ora le Jordan 1 non sono più di grande hype, quindi si possono trovare queste, spero, abbastanza facilmente a pochi piacciono. 180 euro il prezzo, le vedete in immagini, e sono carine, secondo me è un po' questo grigio un po' quasi come un po' scolorito, ci sta secondo me. Sempre il 10 del mese abbiamo anche le Jordan 2 H-Wings, rende omaggio a Howard H. White, il prezzo è di 210 euro, vedete l'H sul retro, vedete i tocchi di colore verde. Se vi piacciono, appunto, sito Nike App Sneakers, 210 euro il 10 di giugno. Il 13, ragazzi, invece abbiamo le Nike Terminator Low Michigan. Qui è un tuffo nel passato con questa colorway appunto del Michigan State, giallo e blu, che poppano molto, il logo, la scritta Nike sul tallone, quindi questo look vintage, be true to your school, questi colori che saltano direttamente fuori dagli anni 80, le trovate sito Nike App Sneakers, 130 euro il 13. Il giorno seguente, il giorno 14, invece abbiamo la collab di Nike con Clot e Fragment Design per festeggiare appunto i 20 anni dall'uscita delle Air Force One, appunto della collab sulle Air Force One, quale ritroviamo sulle Dunk Low, appunto tutto il top in seta ricamato, se vi piacciono e sono molto fighe, 150 euro sito Nike App Sneakers. Il 15 del mese abbiamo le Nike Vandal per Stussy, Deep Royal Blue è la colorway, il top è in canvas come vedete, abbiamo anche sulla linguetta un po' unfinished con il foam esposto, una grafica con la 8 ball, a me piacciono tantissimo, queste qua sono fighissime, poi le Vandal sono veramente fighe come modello, andate a prenderle, 130 euro, sito Nike App Sneakers, non fatevele scappare, anche tutto lo swoosh ricamato così, cucito, bellissimo. Il 16 del mese invece abbiamo le Jordan 2 Low Sherrywood. È una scarpa che la Jordan 2 nella versione low può essere considerata anche un po' estiva, anche se qui i materiali non sono particolarmente estivi. Però se vi piace questo tocco di color cherry, color ciliegia, Sherrywood, 160 euro, sito Nike App Sneakers il 16 del mese. Andiamo avanti con il 17, passiamo in New Balance, abbiamo il 17 una release molto figa di New Balance, le 990-990 V4 nella colorway White Green, la vedete, secondo me è una colorway anche abbastanza estiva, il prezzo è di 200 euro e le trovate sul sito New Balance. Sempre il 17, se non vi piace questa colorway, c'è un'altra che a me piace ancora di più, forse un pochino meno estiva come materiali, ma ancora più figa, New Balance 990 V6 Cream White, guardate che figa, guardatele in immagini, bellissime ragazzi, 200 euro, sempre sito New Balance. Il 24 invece abbiamo le Nike Air Max 186, le famose Big Bubble, qui le abbiamo nella colorway Blu Safari, per voi amanti del Safari, non fatevele scappare, c'è anche la scritta Air sopra il Big Bubble e il prezzo è di 170 euro. Andiamo avanti, prima di andare avanti ragazzi due cose importantissime, la prima, se fate subscribe al canale è fondamentale per noi, ci mettete veramente 5 secondi, trovate qui sotto il tasto per iscrivervi al canale, è fondamentale, siamo a 41.300,
vogliamo salire ancora di più, mancate voi, clic qua sotto, un secondo, importantissimo, bravi, andiamo avanti. Seconda cosa, molte di queste release andranno sold out. Se qualcosa vi piace e non le trovate quindi a retail, potete trovarle a resell, e ci sentiamo di consigliarvi una piattaforma di resell totalmente italiana, si chiama Bounster, qui sotto trovate tutti i dettagli, la usiamo anche noi, abbiamo i nostri profili, andate a vedere, abbiamo anche qualche scarpa in vendita, e che dire, è affidabile, c'è la protezione sugli acquisti, quindi non vengono rilasciati i soldi al venditore finché voi non avete la scarpa in mano, ricevuta, la guardate e dite esattamente come l'ho comprata, esattamente come era nella trattativa, quindi pam, tutto perfetto, recensione, sbloccati i soldi al venditore. E soprattutto invece se vendete non ci sono commissioni, quindi vendete 200, prendete 200, vendete 100, prendete 100. Andate a vederla, Bounster, sono ragazzi italiani, affidabili, abbiamo i profili, andate anche a seguirci su Bounster. Andiamo avanti perché il 23, ho fatto il 24 prima, adesso torno indietro al 23. No problem, il 23, Jordan 1 Low Elephant. Non mi fanno impazzire, le vedete in immagini, deve proprio piacervi tanto l'elephant print, è un po' troppo qua, contrasto con il nero della scarpa, non mi fa impazzire tutto questo elefante, soprattutto su una Jordan 1 Low. Il prezzo comunque, se vi piace, di 140 euro, le trovate sul sito Nike il 23 del mese. Il 29 del mese invece abbiamo una cosa abbastanza strana, diciamo, Drake con il suo brand Nocta, collab con Nike, che ha fatto le Glides, le vedete in immagini, sono, io credo, da considerare come delle pinne, penso, non sono sicurissimo, però il prezzo è di 160 euro, sono sicuro che andranno sold out il 29 del mese, sito e app Nike. Il 29 sempre, per chiudere il mese, abbiamo le Jordan 7 White Infrared Colorway, presa dalle Jordan 6, portata sulle Jordan 7, da un look molto simile, questo infrared sulla suola mi fa impazzire, molto fighe. Non amo tantissimo la Jordan 7, preferisco la Jordan 6, però qui, se vi piacciono, 200 euro, sito e app Nike app sneakers, diciamo. Bene, queste sono le release che erano nel nostro radar, non sono tutte, ce ne saranno molte che non erano nel nostro radar, ce ne saranno molte che non sono state ancora annunciate, ragazzi, e quindi vogliamo come sempre qui sotto un listone unico, fateci sapere che cosa non abbiamo nominato, così ci tenete aggiornati voi, ci teniamo aggiornati tutti nella community, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!